comes the sun, I say it's alright. In particolare abbiamo parlato dell'ILVA, abbiamo parlato della TAV, ma c'è un altro segmento di Italia che è poco frequentato dai media, ma che insomma merita attenzione, che è quello che sta capitando sull'Appennino Ligure Piemontese, dove si sta lavorando per la cosiddetta, per il cosiddetto Terzo Valico. Sentiamo Teresa Tacchella. Nei primi anni 90 lo chiamavano supertreno Genova-Milano. In 45 minuti avrebbe trasportato decine di migliaia di passeggeri lungo un tracciato di 130 chilometri. Dai passeggeri alle merci si accorciano i tracciati, lievitano i costi. 54 chilometri, di cui 39 in galleria nell'Appennino Ligure, il supertreno non va più a Milano. Diventa Terzo Valico dei Giovi tra Genova e l'Alessandrino. Costo 6 miliardi e 200 milioni di euro, pubblici il doppio del ponte sullo stretto, per trasportare i container diretti verso nord dal porto di Genova, come spiega il presidente dell'autorità portuale Luigi Merlo. Serve per il principale sistema portuale italiano una connessione, che tra l'altro è il sistema connesso ad una rete europea, al corridoio Genova-Rotterdam, che prevede interventi a nord molto forti, basti pensare alla Svizzera con l'Eucheberg e il Gottardo, che stanno rendendo, come dire, una grande opportunità per Genova in salita. Ma i numeri dividono. Le ipotesi di crescita dei container vengono smentite dalla realtà segnata dalla crisi dei traffici e dei consumi. E poi nel porto di Genova molti binari sono stati asfaltati. Cresce il trasporto su gomma, per il quale nel 2013 lo Stato ha stanziato a livello nazionale 400 milioni di euro. Intanto dal porto di Pravo, oltre i VTE, nonostante la bretella costata 500 miliardi delle vecchie lire, partono pochissimi treni. Per comitati e associazioni basterebbe migliorare le linee esistenti con costi di gran lunga inferiori al Terzo Valico, come spiega Vincenzo Censuales del WWF. Investendo un sesto di quello che viene investito per il Terzo Valico, riusciremo a portare il doppio dei contenitori che attualmente produce il porto di Genova. E poi, aggiunge il WWF, bisogna concentrare le risorse sul sistema della portualità ligure, formato da tre porti che si collegano alla pianura padana attraverso cinque valichi che richiedono interventi di manutenzione. Il Terzo Valico, diviso in sei lotti costruttivi non funzionali, è stato finanziato per i primi due, il secondo dal precedente governo con una anticipazione di cassa. Manca ancora il progetto esecutivo, che dovrà essere presentato dal COCIV, il consorzio a maggioranza del gruppo Impregilo, a cui è stata affidata la realizzazione della grande opera. Negli uffici della Regione Liguria vediamo la ricostruzione del tracciato secondo il progetto definitivo, una versione che cancella uno dei tre fori pilota scavati nell'Appennino, funzionali all'ipotesi di una galleria poi abbandonata per problemi geologici. Qui a Paveto di Mignanego, all'imboccatura della galleria, si vedono ormai soltanto i muraglioni di sostegno in cemento armato, e qui ai miei piedi ecco ciò che resta del ponte. Questa e le altre due gallerie sono state al centro di un'inchiesta giudiziaria per truffa aggravata ai danni dello Stato, finita in prescrizione. Oggi nuova documentazione è stata acquisita dalla Corte dei Conti, il procuratore ligure Ermete Bogetti. Abbiamo avviato un'istruttoria per verificare il mancato utilizzo di alcune opere realizzate in precedenza, che erano costate in allora oltre 100 miliardi di lire, quando era previsto un diverso tracciato. Abbiamo trasmesso gli atti alla Procura regionale del Lazio. Anche il nuovo tracciato solleva polemiche, ricorsi ed esposti nelle valli tra Liguria e Piemonte contro un'opera giudicata inutile, dannosa per l'ambiente e troppo costosa. Abitanti e comitato No TAV Terzo Valico lottano contro la linea ad alta capacità, alta velocità e gli espropri di case e terreni. A San Quirico, in Valpolcevera, la lettera di esproprio di una proprietà agricola, spiega la famiglia abruzzese, è stata inviata al vecchio proprietario morto da 15 anni. Tutto un tratto ci siamo visti arrivare tre persone con i paletti in mano che ci piantavano i paletti fino a 4 metri della porta di casa. È 43 anni che mi rompo la schiena a piantare alberi da frutta. Ci siamo sentiti presi in giro fin dall'inizio. A Ponte Decimo, dopo l'alluvione del 93, c'è preoccupazione per l'ipotizzata strada di cantiere sulla sponda del Torrente Verde che, spiegano gli abitanti, spazza via l'area gioco del quartiere e restringe l'alveo. Ad Arquata Scrivi, al comitato di cittadini, ha presentato un esposto alla procura di Alessandria perché viene previsto un campo base per quasi 500 operai accanto ad un grande deposito di carburanti, ignorato però dalle carte, spiega Claudio Sanita, che al posto dell'impianto industriale a rischio mostrano campi agricoli.
Dobbiamo ricordare che in questo luogo ci furono anche degli incidenti. Il primo fu nel 1971 e recentemente nel 2000. Ed è logico che pensare che la strada che è via di fuga nel caso di un incidente, dell'esplosione di una di queste cisterne, sia l'unica via d'accesso per arrivare al campo base è una situazione di pericolosità estrema. E se gli amministratori genovesi e liguri restano a favore del terzo valico dei Giovi, dubbi e interrogativi aumentano tra quelli dell'Alessandrino. A Pozzolo Formigaro il sindaco Roberto Silvano ci mostra il grande campo dove dovrebbe sorgere una delle cave previste e il Consiglio Comunale ha detto no all'opera all'unanimità. Noi abbiamo bisogno di risposte nei confronti dei cittadini sia in termini di ambiente che in termini di lavoro e a che cosa servirà. 12 comuni e la provincia di Alessandria hanno chiesto una moratoria dei cantieri. Il sindaco di Arquata Scrivia, Paolo Spineto, chiede un ripensamento sull'intera opera. Riteniamo che un'analisi seria condotta su basi tecniche reali porti al risultato che l'opera non risulta essere strategica per l'Italia.